Benvenuti alla nuova canonica del Salotto Monogatari in formato di scheletrito, perché siamo io e il buon Paolo a parlarvi di due film che trovate al momento al cinema. Ciao Paolo. E trovate al momento al cinema. Che sono The Holdovers, col sottotitolo italiano Lezioni di vita, che per qualche motivo hanno aggiunto, vabbè, di Alexander Payne, con adesso poi entriamo nei dettagli, e Yannick, anche qui un sottotitolo italiano aggiunto, La rivincita dello spettatore. Ho detto Yannick, sì, di Quentin Dupieux. Quindi, diciamo... Mi raccomando, di Yannick, penso qui inizia il gioco del film, quindi di Yannick, ricordo del nome, mi raccomando. Ecco, esatto. E soprattutto La rivincita dello spettatore, ma anche degli ascoltatori, quindi se poi vorrete dirci quanto abbiamo torto, siate i nostri Yannick. Ora vedremo in che senso. Partirei da The Holdovers, comunque. E Alexander Payne, che cioè probabilmente uno dei creatori del nuovo formato dell'indie americano, diciamo, illustre, quasi elevated, quasi ripulito, adatto a, diciamo, al grande pubblico. Payne, appunto, regista di Sideways, regista di Nebraska una decina d'anni fa, che ebbe un grosso successo, è un regista che, appunto, da che iniziò voleva, cioè ha sempre avuto una sua idea di cinema americano, certo classico, però allo stesso tempo con dei personaggi piuttosto laterali. In realtà probabilmente deve tanto ai maestri del cinema hollywoodiano, tanto quanto a, che so, a uno John Hughes, ecco. È questo tipo di chiave di lettura che è perfettamente adatta al grande pubblico. Si ripropone in un formato a livello tecnico e a livello di scrittura, per carità, volendo, forse smagliante, con The Holdovers, benché onestamente la storia di Paul Giamatti, che è un professore che rimane costretto durante le vacanze di Natale nel collegio per ricchi con un solo studente che non può tornare a casa, e quindi la scuola deve garantire a questo studente di poter stare anche negli ambienti del collegio durante le vacanze di Natale. Quindi Paul Giamatti è il professore costretto a restare con questo attore esordiente che sta avendo grosso successo nelle varie premiazioni, diciamo. Dominic Sessa, che è esattamente, diciamo, il periodo, appunto, delle varie candidature, Golden Globe e quant'altro. E rimangono loro due, insieme anche a Devine, che è quest'altra attrice, credo anche cantante, forse prima cantante che attrice, che è, appunto, insomma, la donna della mensa. E rimangono loro tre e creano questa sorta di famiglia scelta, cioè in realtà anche questa coatta, tanto quanto, appunto, a una famiglia biologica, però in realtà finiscono per legarsi particolarmente e affrontare, specialmente Paul Giamatti e Dominic Sessa, ma anche Devine, i fantasmi del loro passato, fra traumi, genitori assenti e un passato da sfigato per quanto riguarda Paul Giamatti, insomma, da figura emarginale, comunque, sì. Tra l'altro lui è molto bravo, ha questo problema che puzza di pesce per un problema, appunto, fisiologico, e ha come Igor in Frankenstein Junior l'occhio strabico che si sposta, una volta è un occhio, una volta è un altro, e continua a cambiare durante tutto il film. E questo è quanto. Io molto velocemente lascio subito la parola a Paolo, dopo questa panoramica. Io trovo il film assolutamente ben fatto, corretto, pulito. Per me è un meccanismo, cioè è veramente un meccanismo, cioè qualcosa di realmente troppo pulito e troppo meccanico, tanto che mi viene da dire, ecco, la brillantezza dei suoi, appunto, ispiratori, che può essere la Hollywood classica tanto quanto, appunto, la commedia giovanilista anni 80, o comunque di ambiente scolastico, ecco, quei modelli erano molto
nuovi per la loro epoca. Chiaramente, parlando degli anni 80, c'è certamente anche lì un'idea di nostalgia dentro questo tipo di cinema. Questo film è puramente nostalgico, è anche ambientato nel passato, ci sono anche delle scelte formali assolutamente che vanno lungo questa chiave di lettura. Però ecco, mi viene da dire, questo è un film quasi meramente nostalgico, è un film che su percorsi super rodati, che può indubbiamente, comunque una cosa buona, avvalersi giusto della bravura dei suoi attori e della prodezza tecnica, perché che comunque è discreta, non è un film di effetti speciali, però comunque è molto, molto ritmato, risolvenze incrociate, tutto uno studio di ambienti di questa scuola, eccetera. Però secondo me mi ha lasciato proprio di fronte a un prodotto che sembrava quasi generato da un'intelligenza artificiale, per quanto era, come dire, poco c'erano poche zone grigie per un film, cioè, classico, ma come dire, una confezione, ecco, mi viene da dire. Sì, no, mi trovi assolutamente d'accordo. Io, mentre guardavo il film, tra l'altro, allora, partiamo dalla fine. Allora, il film è piaciuto anche a me, quindi togliamoci subito studente. Il film mi è piaciuto e ammetto di averlo visto con dei pregiudizi negativi, quindi con delle aspettative basse, credevo fosse il classico film diciamo svilente, che appartiene un po' alla categoria dell'Hollywood mainstream contemporaneo, no? E non andrò nei dettagli, ma credo che sia Marco sia chi ci sta ascoltando abbia capito, e spero, e altrimenti non so, capiateci, l'attaccate. No, scherzo, esatto, siamo un po' come di, non siamo come gli Yannick, no vabbè, scherzi a parte, in realtà credevo fosse un po' il classico film, diciamo, melenso, politically correct e tutte un po' quelle piaghe del cinema contemporaneo che stanno un po' affliggendo, no? Hollywood, però bando alle ciance. Il film mi è piaciucchiato parecchio per tutta una serie di cose. Anzitutto trovo che sia un film che abbia comunque un impianto formale particolarmente interessante, soprattutto se si considera che comunque è un film da Oscar, fatto, confezionato, scritto, eccetera eccetera, per concorrere agli Oscar. E in un anno in cui paradossalmente i film in concorso sembrano un po' avere un furore estetico diverso dai film degli anni scorsi, che erano in concorso alla statuetta, questo qui, diciamo che tra i suoi colleghi di reparto, è quello lì un po' più canonico, che più si ascrive, no? a quei film da Oscar impacchettati come si deve, con la regia che non concede virtuosismi, anzi è perfettamente mimetica al racconto, se non per qualche due o tre trovate tecniche che però a mio avviso tendono a essere perfettamente coerenti con l'impianto, chiamiamolo vintage, va? Che vintage è un termine che tira molto tra i giovani, con l'impianto vintage dell'opera stessa, e quindi come la zoomata su Paul Giamatti quando cerca Paul, se non sbaglio si chiama il personaggio interpretato da Dominique Testa, e quindi un certo Angus, tipo di Angus, sì, Giamatti. Scusate, e quindi c'è tutta una serie di coerenza che è stilistica, sia dal punto di vista, diciamo, modaiolo dei personaggi, perché comunque ci sono un po' tutti i crismi della moda di quegli anni, quindi lo stile, il tipico stile college, i vari cappotti con quelle trame che si portavano appunto negli anni 70, eccetera, eccetera, ma c'è anche una sorta di impianto registico che... anch'esso, tanto è vero che il film ha quella particolare filigrana durante tutto l'arco del film, e c'è anche l'introduzione con il logo della Universal, eccetera eccetera, con i vecchi loghi Universal, con queste introduzioni della vecchia casa di produzione, e quindi una sorta di back to the past, back to the future, invece di back to the future, back to the past, a tutti gli effetti.
Quindi, francamente, è un film che da quel punto di vista mi ha soddisfatto parecchio. Da un altro punto di vista, invece, mi trovo d'accordo quando tu dici che il film non ha delle zone grigie, delle sfumature che renderebbero il tutto certamente più gradevole. Ecco, quando guardavo il film, ritorno all'inizio del discorso che facevo, quando guardavo il film non poteva non venire alla mente un altro film simile, uscito anche quello, se non sbaglio, in un periodo molto simile, che è Armageddon Time di James Gray. È simile per tutta una serie di cose, ambientazione soprattutto, protagonista, eccetera, eccetera. Però Armageddon Time godeva, rispetto a The Holdovers, di un impianto formale, che tendeva un po' ad asciugare tutta una serie di dialoghi, no? Per esempio, io nella canonica di Armageddon Time ricordo bene che fece riferimento ad un campo contro campo presente nel film di James Gray, dove questo magnifico gioco di montaggio descriveva alla perfezione i due personaggi del film, che erano il ragazzino ricco, borghese, all'interno di un college per straricchi, eccetera, eccetera, e dall'altra parte della gabbia del reticolato, il personaggio afroamericano, un outcast, eccetera, eccetera. E queste piccolezze, che poi in realtà piccolezze non sono, The Holdovers non ce l'ha, ma forse in realtà non ambisce nemmeno ad averle, quindi voglio dire, Sì, no. possiamo anche sorvolare sulla cosa. Sì, diciamo che questa perfezione formale, anche quasi, cioè, innanzitutto, c'è questa quadratura assoluta della sceneggiatura che ha un ritmo allegro fino a un certo punto, poi ci sono i retroscena tristi, poi deve deviare sul drammatico, poi cerca di sdrammatizzare sempre. Cioè, tutto molto liato, tutto molto fresco, tutto molto noto. Tutto molto prevedibile anche in questo senso, senza che questi personaggi, che pure hanno tante caratteristiche particolari, poi in realtà non si facciano non si facciano forti di queste caratteristiche, come se un po' scorressero in automatico. E quindi mi viene da dire, ecco, siccome mi riferivo a questi classici a cui il film si riferisce, però quei classici poi anche a riguardarli, cioè sembra di essere di fronte a dei testi veramente complessi, mentre ti rendi conto quanto The Holdovers secondo me non è così complesso quando le scelte formali più azzardate sono localizzatissime in pochissimi momenti, certe dissolvenze incrociate, neanche troppo belle, però insomma ci sono, ce le teniamo, tipo quella sullo strumento musicale a un certo punto all'inizio, e così come anche certe zoomate molto rare. Che hanno sempre a che fare ironicamente su Dominic Sessa, quindi Angus che scappa da Paul e non si fa vedere, tipo nella scena del cinema a un certo punto. Oppure ci sono anche delle scelte, insomma, di inquadrature, se non mi sbaglio, un po' inclinate. Insomma, ci sono delle cose particolari Durante la molto. scena di Paul Giamatti, che sembra essere il mostro di Dusseldorf quando si riferisce, quando va in cucina, in mente. Esatto. Eh sì. È come se facessero parte di un'idea di cinema classico che ammicca di tanto in tanto e non sia invece strutturalmente fatto di complessità, di dialettica con quei riferimenti o di dialettica anche solo fra spettatore e personaggio, perché è realmente molto automatico. E quindi, come dire, è un film un po' automatico, un film che appunto. Certo, Paolo diceva bene che c'era da aspettarsi una cosa molto più melensa di così. Il film, tra l'altro, ha candidatura all'Oscar al miglior film, al miglior attore, alla migliore attrice non protagonista, alla sceneggiatura originale, al montaggio, quindi ha tutte queste candidature che appunto farebbero pensare a quel tipo di cinema. In realtà, ti posso dire, tra l'altro, ci sono delle contraddizioni se andiamo a guardare poi il quadro generale, perché in realtà, tutto sommato, da qualche anno a questa parte, magari degli Oscar si parlerà poi in sede di speciale sugli Oscar più avanti, che anticipiamo già faremo. In realtà il modello del tearjerker, o comunque del film melenso che ti vuol far piangere, adesso è quasi un freak, considerando che i candidati all'Oscar di quest'anno sono anche scelte particolarmente. Quasi da politique des auteurs, perché abbiamo Lanthimos, abbiamo Scorsese, insomma ci sono, mi pare sia sì, anche Scorsese sia sì, il miglior film, per cui ci sono
anche Past Lives, tutto sommato, di cui abbiamo parlato tempo fa. Ecco, sono scelte molto particolari. Certo, Past Lives è un film sentimentale, però secondo me il Tearjerker, che una volta andava agli Oscar e ora non va più granché agli Oscar, è tipo The Whale di Aronofsky. Ora, se dobbiamo parlare, che tra l'altro a me piace pure, però quel tipo di patetico opprimente. Invece Del Dovers è molto cauto, è molto leggero, e dimostra storicamente come l'indie americano, che di per sé è un conformismo mascherato, ormai sia diventato un po' il modello comfort zone adattissimo per le scelte dell'Academy. Per cui, ecco, mi sembra una presenza automatica che doveva esserci proprio per, come dire, per necessità storica più che per meriti effettivi o originalità fra queste candidature, e anche in generale nella lista dei titoli più chiacchierati del momento, sempre per motivi abbastanza automatici. Mi sembra tutto un film molto molto automatico, molto molto... Sì, no, è un film... Sì, esatto, sì. Non aggiungerei altro, un film automatico, mm-hmm. È vero. Vabbè, chiaramente ha vanta tante altre candidature, vari altri premi, non entriamo nei dettagli. BAFTA, Golden Globe, chi più ne metta. Dominic Sessa sta riscuotendo gran successo, e anche Divine al ruolo dell'attrice non protagonista. Passiamo quindi a... Io spero che... Ok. Passiamo anche a Yannick. Yannick, la rivincita dello spettatore di Quentin Dupieux. Mentre The Old Overs era passato, mi pare, da Toronto, facciamo un po' di retroscena festivaliera, lo facciamo sempre, Yannick è andato a Locarno. Era a Locarno in concorso, ma Dupieux aveva due film quest'anno, l'altro era Dalí. E ne abbiamo... Forse ne abbiamo parlato a Venezia, non lo so, comunque era a Venezia. Sono film che si ascrivono perfettamente alla poetica della freddura, come si potrebbe chiamare, di Dupieux, con cui in realtà io sono piuttosto polemico, e ora vengo a spiegare magari perché, spero di riuscire. Innanzitutto il film parla di uno spettacolo teatrale, e c'è in corso uno spettacolino più o meno comico, con una delle attrici è Blanche Girard, che adesso è un'attrice sempre più nota, che era in France, di Dumont, che era nel libro delle soluzioni di Gondry, insomma si è vista un po' in giro per ora, ma in Francia ha grande successo. È durante questo spettacolo teatrale, improvvisamente uno degli spettatori, appunto Yannick, si ferma e comincia a rivendicare il fatto che lui è uno spettatore pagante, lo spettacolo gli sta facendo schifo, e quindi ha diritto, si prende il diritto di dire che gli fa schifo a scena aperta, interrompendo la scena, e addirittura cominciando ad avanzare delle pretese su quello che vorrebbe vedere, perché lui è un proletario, lui viene da lontano, ha fatto tanta strada ed è stufo di vedere questo spettacolo ridicolo. E allora, leggevo, proprio per vedere se riesco a illustrare bene questo mio astio nei confronti del recente cinema di Dupieux, in realtà un paio di film mi piacciono, però vabbè, non è questo il punto. Nell'ultima recensione su Film TV del numero della settimana scorsa, di due settimane fa, quando ascolterete questa puntata, la recensione di Marelli si fa in realtà riferimento al fatto come... di Matteo Marelli, si fa riferimento al fatto come Dupieux in realtà riesca comunque a dare dei contenuti forti al suo film, anche che siano, a livello di messa in scena, a livello di screening time molto brevi o magari solo allusivi. Per esempio Matteo Marelli parla dello spettacolo, quello in cui ci fu l'attentato, mi pare in Russia, Teatro Dubrovka, di cui tra l'altro ci fu un film stupendo, e anche lì ci fu un problema, insomma, di uno spettacolo interrotto. Yannick è un terrorista di fatto in questo film, anche se per motivi come dire, discutibili, e quindi il parallelo ci sta tutto, così come in realtà sempre Marelli parla di come Yannick sembra uscito da un film incazzato di Ken Loach, perché lui in qualche modo rivendica a suo modo alcuni diritti, sì. Solo che è un diritto, è quello dello spettatore, che è chiaramente il cinema, bruttissima parola, art house, come dire, nega di solito. Lo spettatore deve stare al gioco, deve tollerare tutto quello che gli viene dato in pasto. E infatti il film in questo senso non dà ragione a nessuna delle due parti, perché sono tutti abbastanza pazzi alla fine, come sempre in Dupieux.
Quello che dico io è che in realtà io ritengo che ogni volta queste siano sempre degli appigli che credo vengano fuori un po' automaticamente dalla consueta metatestualità del cinema di Dupieux e quindi diciamo invita facilmente a delle riflessioni sia pragmatiche, quindi riferimento insomma al reale, a reali eventi, a reali tematiche, sia a chi invece è un puro formalista e quindi gli piace anche soltanto il gioco estetico di Dupieux, che appunto come sappiamo è un regista della barzelletta lunga, anche diciamo guardando un po' di cinema francese anni 90, New French Extremity e la piega commedia della New French Extremity, mi viene in mente Jean-Pierre Jeunet, mi vengono in mente tutta una serie di nomi, anche quando diventano molto brutti, tipo Jacob van Dormael. Ecco, lui certamente ha il suo modo di far cinema, però è sempre un modo surreale, surrealista, in cui lavora per accostamenti estremi, tutti molto radicali, diversi fra di loro. Io trovo che in generale, ora è paradossale perché non c'entra niente con The Holdovers, ma per Dupieux è un film automatico anche questo, cioè spesso mi ritrovo di fronte alla sensazione, cioè provo la sensazione di star osservando un aneddoto tirato per le lunghe, di star ascoltando una persona a cui devo per qualche motivo del rispetto, a proposito di spettatore incazzato, a cui devo per qualche motivo del rispetto e quindi anche se mi sta ripetendo per 70 minuti la stessa barzelletta io devo ridere, mi sembra, come dire, di assecondare, come dire, un delirio un po' naif, che in realtà, torno a ripetere, è automatico, è meccanico. E quindi, come dire, una volta svelato, secondo me, l'ingrediente segreto del meccanismo del film di Dupieux, anche il coup de théâtre, anche il plot twist, non è mai realmente un plot twist perché non è mai assecondato da una forma che cambia a seconda di quel plot twist. Invece, siccome la sensazione è proprio che debba stare con due piedi in una scarpa, nel riferimento pragmatico e nel formalismo più gratuito e assoluto, allora non prende mai posizione rispetto alle sue freddure. Cioè la sensazione proprio è di questo tipo di piattezza lì. E quindi per me non regge nessun tipo di trovata a livello di suspense, perché sono sempre portato a credere e a non credere allo stesso tempo a quello che guardo. Non è mai una follia che lui vuole realmente assecondare perché secondo me si tiene con l'alibi appunto del nonsense per, insomma, per farsi andare bene qualsiasi cosa. Ecco, io lo trovo veramente un cinemino in cui alla meglio si divertono gli attori. E questo è, diciamo, volevo dire una parola giusta, ma non mi viene. Comunque, il mio, un pochino, La la tua, mia appunto. antipatia, la mia antipatia per il cinema di Dupieux, riassunta in un film. No, invece trovo tu sia stato troppo cattivo, secondo me, Sì, troppo cattivo, sicuro. secondo me, con questo film. Con Dupieux non tanto, perché comunque gli ultimi film di Dupieux mi sono piaciucchiati, dico la verità. E non tanto da doverlo difendere a spada tratta, ma nemmeno poco da doverlo ignorare. Però comunque questo film qui, tra gli ultimi film di Dupieux, tra l'ultimo film di Dupieux, è quello lì che francamente mi è piaciuto di più, perché attraverso diciamo, tutta questa serie di deliri a cui lui comunque si è abituato, come incredibile ma vero, stavo abbandonando ad un'improbabile pronuncia francese, quindi lasciamo non stare. E quindi incredibile ma vero, Fumare fa male, il film sul fumo, di cui non ricordo il titolo, però Methedius è un Cusse, altro. sì. Sì, Fumare Smoking fa Cause tossire, Fire. quindi più o meno. E quindi tutto un po' questo grottesco, secondo me qui riesce un po' a canalizzarlo in un film, oddio, odio dire film teorico, però in un film che ha con sé un bagaglio teorico, che è sicuramente un bagaglio teorico
non troppo folto, perché comunque si basa, a mio avviso, è un film che parla di cose che comunque gli studi sul cinema, gli studi visuali, eccetera, eccetera, hanno già, non dico esaurito, ma ne hanno già discusso una cinquantina d'anni fa, ecco. Ovvero su quella che sarebbe la creazione di un mondo, la differenza della creazione di un mondo tra il cinema e il teatro, e sul fatto che comunque il teatro ti costringe, gioco forza, per quanto rispetto al cinema ci sia una sorta di componente immersiva, no? Però ti costringe, stringe i campi, i limiti dell'immaginazione, perché davanti a sé si assiste ad un mondo che è costruito, diciamo, in carne ed ossa, sia per quanto riguarda gli attori, sia in materia per quanto riguarda le scenografie. Ecco, infatti, ad un certo punto del film, quando Yannick Brock, e obbliga tutti gli attori ad eseguire la sua pièce teatrale improvvisata, una delle attrici, anzi, l'attrice, di cui non ricordo il nome, avevo appunto detto prima, L'attrice comunque Blanchard. l'attrice. L'attrice dice a Yannick, appunto, che loro non possono improvvisarsi in una clinica perché si trovano in un ambiente da cucina, no? Quindi è un film che mette un po' in comunicazione quelle che sono la possibilità di creare i mondi del cinema e del teatro, perché mentre c'è questo conflitto, noi come spettatori, quindi il giochino meta, che capisco possa stancare, anzi è possibilissimo. Noi spettatori assistiamo ad un mondo che si sta formando davanti a noi, che è un mondo che è assolutamente improbabile, perché è un teatro che prima è un normalissimo teatro, poi è un teatro che assiste ad un colpo, diciamo, un attentato terroristico, un teatro che molto probabilmente dopo i titoli di coda, si farà, diciamo, ecco, appunto, teatro, che si farà teatro di qualche ferito, di qualche morto, perché comunque erano armati, Yannick era armato, quindi sicuramente ci sarà stato un conflitto a fuga. Ecco, secondo me lo scarto che rende questo film interessante sta proprio in questi due momenti, nei momenti in cui l'attrice di teatro è impedita, non riesce ad immedesimarsi in una clinica, perché ci sono scenografie che parlano di cucina, anche se poi in realtà lo farà comunque, è nella dissolvenza in nero, dopo l'arrivo dei, minchia, sto facendo degli spoiler clamorosi, però vabbè, Vabbè, perché sei sorpreso? Siamo alla quinta stagione del Salotto, lo sappiamo, dai. sì, vabbè, però ci sono degli spettatori Fare spoiler fa potrebbero. parte della rivincita dello spettatore, secondo me, tra l'altro. Esatto. Vabbè, comunque, se siete spettatori che ascoltate il Salotto per la prima volta, siamo spoiler free, quindi sentitevi liberi di abbandonarvi anche, giovani, in questo momento, perché è casa mia. Comunque, secondo me lo scarto sta in questo momento qui, e nel momento in cui arriva la SWAT, arriva la polizia armata, e poi c'è la dissolvenza in nero. Quella dissolvenza in nero permette allo spettatore di crearsi un ipotetico finale, cosa che il teatro invece difficilmente tende a fare. Secondo me, la rivendicazione di Yannick non è tanto sul cinema art house, ma è proprio su questa possibilità di creare mondi, che poi è quello che lui fa, conti fatti. Lui rivendica una soggettività, ma rivendica anche la possibilità dello spettatore di crearsi un immaginario proprio, di creare un immaginario proprio. Ed è quello che poi alla fine, gioco forza, lo spettatore di Yannick, che guarda Yannick, e dopo la dissolvenza in nero tende a fare. Magari non gli occuperà tutta la giornata, tutta la settimana, quella dissolvenza in nero, per carità, però 10 minuti dopo la visione, sicuramente anche inconsciamente lo terrà occupato. Ecco, secondo me il film è bello proprio per questo. È bello nonostante poi questo bagaglio teorico che si porti dietro, che è comunque un bagaglio teorico, sì, sempre interessante, sì, sempre fondamentale, però un bagaglio teorico che comunque parla di cose che si sono già discusse un bel po' di anni fa, una cinquantina di anni fa, una sessantina di anni fa, e quindi non porta nulla di nuovo, però voglio dire, i film belli non devono per forza portare cose nuove, basta portare solo qualche riflessione interessante. Secondo me Yannick lo fa. No, ma infatti, guarda, io spero di non aver mai detto che, insomma, per
pretendevo dell'originalità in questo caso, mentre da no, 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 affatto, affatto. Perché per Doldover se l'ho detto, effettivamente, c'è un minimo di originalità, ok? Un minimo esci dal binario. E Dupié è uno che de norma esce dal binario, capisci? E infatti il mio problema è proprio con la creazione di una norma a partire dal surrealista, dall'idea surrealista di lavorare con queste cose. Sicuramente io posso dire che rispetto all'altro titolo di quest'anno, che da lì, se devi fare questo tipo di cinema, do del tuo a Quentin Dupié, giusto così a caso adesso. Allora lo fai, magari. Allora magari effettivamente il gimmick dell'unità di luogo mi piace di più, cioè mi sembra più su misura delle sue idee, mentre da lì è tutto un film dentro un film, il film finisce, il film rinizia, in realtà era un sogno, in realtà era un film, tutto così. Quindi sono scatole cinesi abbastanza, come dire, mi hanno fatto esaurire. È un effetto che sicuramente a lui aggrada e a molti fa pure piacere farsi esaurire. E nel caso di Yannick è chiaro che invece è tutto un po' più chiuso. Queste riflessioni che ci sono, che hai fatto tu, certamente ci sono. Il mio dubbio è sempre che potrebbero esserci questi, come potrebbero essercene altre, e mi sembra che l'apertura, la disponibilità, la generosità di Dupié rispetto alle possibilità dello spettatore di leggerci molte cose, dalle tue letture appunto molto meta, formaliste, alle letture pragmatiche, adesso, di film TV, ecco, mi viene da dire, è un modo molto... Cioè in realtà non è così generoso come modo, cioè è un modo molto teorico, è un modo che non è dettato dall'urgenza di fare il film così come l'ha fatto lui. Cioè sono idee che ci saremmo potute raccontare durante una scena a voce, non so come dire. Cioè mi manca proprio l'urgenza del gesto cinematografico in Dupié. Chiaro. E quindi questa cosa, come dire, mi torna male, cioè ritengo che nei film di Dupié più simpatici ci sia anche che mandi più mi piace, l'Edem mi piace, ci sia una forza del gesto, anche un divertimento nel gesto che invece negli altri non vedo, cioè la sensazione è proprio di aver della trasposizione di un'idea scritta un po' gelida, e questo è qua, cioè quindi non mi viene da darti torto, non... Cioè riconosco anche questa cosa che dici tu anche nel confronto rispetto al teatro cinema, aspettative dello spettatore e insomma tutto questo, però non sono neanche in disaccordo con la recensione di film TV e però mi sembra che se un film mi deve dire due cose poco, quantomeno no, avesse il coraggio di non dirmi nulla, invece dai l'appiglio per dire delle cose. E però lo fai, insomma, in una maniera castrata, e quindi io ho questa sensazione sempre con Dupié di doverlo un po' tollerare in questo senso. Cioè so che non andrò da nessuna parte, ma tanto lui fa film nonsense, quindi va bene, non andare da nessuna parte, goditi il viaggio. Ma non me lo godo, perché non c'è, cioè, a poco non riconosco neanche un gesto registico, e quindi faccio veramente fatica. Però ripeto. No, affatto. Anzi, secondo me la descrizione che ne facevi tu nell'introduzione di Yannick al cinema di Dupié è perfetta quando dici che hai la sensazione di assistere ad un aneddoto allungato. Secondo me è perfetta. Poi l'ascolta, ecco, qui ritorna Yannick, la soggettività... che rivendica la soggettività, chi l'ascolta può trovarsi una questione negativa o positiva di questo che dici, però io lo trovo perfettamente calzante sia con questo film sia con il resto di Dupié. Certo, ci sta, ma in realtà beato tu, perché insomma te lo guardi e ti piace. Io continuo a ostinarmi a guardarlo e non mi piace, però va bene. bene, grazie.